A Valsecchi di Perticara va in scena la quinta giornata d'andata di prima categoria Girone I. I Perticara penultimo in classifica, quota un punto, riceve il Riccione, secondo in classifica, quota 9. Tra i padroni di casa manca l'attaccante Di Filippo per il Riccione, squadra completo con l'ex Misano Simone Imola che siede in panchina. Abita la gara Samuele Casali della sezione di Rimini. Perticara che lancia rispetto all'ultima apparizione a Valsecchi, dal primo minuto Tiam in difesa e falli in avanti. I Valsecchi va pian piano riempendosi e lo vedremo nel corso di questa sintesi. Gara che in avvio vede Tiam franare a terra, ben ci venga scambia con Amati, velo di quest'ultimo per la corrente di Marzio che appoggia per la conclusione di Sottile, bravo Balducci nella respinta di piede. Il Perticara replica con il lancio a favorire Santucci, numero 7 mette a terra la sfera e scarica in direzione Tani, la cui mira risulta imprecisa, primo piano per l'autore del gol col Morciano di domenica scorsa. A 17esimo il Riccione si fa del male da solo, Guie, contatto di pettinatura la che sia, appoggia in maniera sporca la sfera a Pietrangeli, quale controlla malamente il pallone favorendo il disturbo efficace di Tani che serve alla corrente Fall, che di nome fa Mamadou, un delizioso babà da spedire in fondo alla rete. L'attaccante classe 96 non si fa pregare venendo abbracciato meritatamente a tutti i compagni, prima gioia in stagione per lui. Il Riccione gioca un calcio piacevole, specie nella fase offensiva, Amati va via sulla fascia, pennella questo traversone per Olivieri che da due passi mette clamorosamente a lato, primo piano per il numero 7, ospite. Da punizione Bartoletti chiama la comoda presa Masini. Il Riccione non rimane a guardare. Amati resiste alla carica di Barocci, riuscendo a servire quasi da terra il compagno di Marzio, che da buona posizione centra il legno alla sinistra di Balducci. Ma se di spaventi si parla quando Polidori decide di insidiare la porta avversaria, Masini rimane a guardare con il pallone che assume una strana traiettoria spegnendosi al lato. Quando la fase offensiva diviene un piacere da seguire, ecco il gol del pari del Riccione. Sottile inventa di Marzio a carezza mandando in porta Amati, quale scarica il pallone nell'angolo laddove Balducci questa volta non può davvero nulla. 1-1 è ristabilita la parità in campo con Guie che in coabitazione con Amati imitano i due interista Mourinho e Ronaldo, stagione 97-98. Ma in Perticara non ci sta, la sua miglior prestazione interna forse di stagione con personalità, grinta e anche trame di bel gioco sfiora il nuovo vantaggio, ma Tiam risulta impreciso. Sul finire di tempo Balducci in uscita scaraventa involontariamente i palloni nei piedi Sottile, il suo tentativo viene ribattuto mentre Di Marzio chiama al volo plastico l'attento Balducci, parata spettacolare col pallone scaraventa in corner. L'ultima azione della prima frazione provoca la contestazione degli uomini di Comandini, Santucci svetta di testa involontariamente o meno a seconda del caso, Palmierini tocca il pallone col braccio, forse anche con la mano, il replay a velocità moderata e come si usa dire in questi casi di libera interpretazione, rigore è quando arbitro fischia, diceva Boscov. Casali non decreta il penalty e manda le squadre a riposo sul risultato di parità. Nella ripresa Perticara parte forte, Polidori apre a memoria per l'inserimento perfetto dall'altra parte di Santucci che non riesce a freddare Masini, tempestivo in uscita nel chiudere lo specchio della porta. Dall'angolo nasce una mischia in area di rigore dove toccano la palla rispettivamente Sartini, Guazzarini, Tani e Fall, ma a nessuno di loro riesce la deviazione vincente. In contropiede Riccione prova a far male, Fusini, buono il suo innesto dall'inizio di ripresa, allarga per Amati, velo di quest'ultimo che manda il tiro Sottile, Balducci in tuffo neutralizza la sfera. Perticara che rischia tantissimo, maldestro l'invio di Guazzarini, Cecchini ben appostato calcia alto, questa volta lo stesso Fusini chiama poco dopo alla presa l'attento Balducci. A 76esimo il gol partita degli ospiti, Amati si defila ma Balducci ancora una volta distinto respinge la sua conclusione. L'azione prosegue, lancio a campanile con Amati che penetra in area di rigore, scarta Balducci ma coglie il legno sulla respinta e decisivo il tappi vincente di Conè. E questo gol partita che vale 3 punti ai riccionesi, un gol molto contestato dai padroni di casa perché al momento del lancio del pallone nell'area perticarese ci sono due giocatori che potrebbero essere in offside, con esso sul lato destro teleschermo mai tenuto in gioco da un giocatore del Perticara e la posizione di Amati da valutare quest'ultima al momento della partenza, se il piede dell'attaccante fosse leggermente al di là dell'ultimo difensore di Pietracuta, in caso contrario il gol è da ritenersi valido, episodio a cui diamo libera interpretazione. La gara si chiude con l'ultimo tentativo tentato a neoentrato Sanchi, Balducci risponde ancora una volta presente. Si chiude qui una bella partita col Perticara che piace e convince, che paga dannatamente disattenzioni difensive venendo puntualmente punito. Casali non vede un possibile rigore sul fine di primo tempo e nella ripresa l'episodio dei gol riccionesi lascia qualche dubbio ai Comandini Boys. Il Riccione invece crea tante palle gol, ma se si vuole davvero dar fastidio alla stella occorre registrare difesa e qualcosa a centrocampo. L'ingenuità sul gol subito è un tipico esempio.